Io sono a tutte. Giorgio Barazza. Un momento che sono Giorgio Barazza e sono un socio del Centro Studi Sereno Regis. Saluto tutti quelli che stanno ascoltando. Stiamo trasmettendo dalle pagine di Facebook del Centro Studi Sereno Regis. È un evento che ha per titolo Cosa sta succedendo in Venezuela? Quali le minacce al processo bolivariano? Storia, problematiche e prospettive. Questo incontro ha come obiettivo di conoscere il punto di vista, sia nelle luci che nelle ombre, di chi oggi e ieri è stato testimone di un'esperienza così grave, dicono alcuni, tanto che è stata messa una taglia sul suo presidente. Si dice che questa esperienza è stata ottenuta con elezioni fraudolente e il suo narco governo è considerato un regime. Queste sono le affermazioni a cura di chi si oppone a questa esperienza. Non ci sarà un contraddittorio se non verranno semplicemente le risposte alle domande verranno prese in considerazione, solo quelle firmate. Richieste di approfondimenti o cose non dette che vi interessano le potete segnalare. Nel materiale preparatorio, se lo avete guardato, c'era uno schema di Johan Galtung che aiutava a orientarsi circa quando viene raccontato un conflitto. È stato messo a disposizione, Ilaria, se puoi mettere GDP. Sta succedendo. Non si apre niente. Sta caricando. Ah, sta caricando. Va bene, abbiate la pazienza per questi problemi perché non siamo fisicamente accanto e quindi abbiamo dei tempi tecnici che ci... No, questo è l'ultimo. GDP, Ah. non 10 parole. Ah, Quelle che... GDP, sì, Sì. provato. Lo vedete però? Ok, Sì, le funziona. parole si vedono. Tanto Sì. potete rendervi conto delle 10 parole dell'esperienza bolivariana che sono state individuate. Ok, allora dicevo che abbiamo messo a disposizione questa scheda prodotta da Johan Galtung, un ricercatore per la pace, che dovrebbe aiutarci a capire un poco come vengono raccontati questi conflitti. Ora vedete che c'è il giornalismo di guerra che è orientato verso la violenza, verso la propaganda, rivolto all'elite e verso la vittoria e la sconfitta. Mentre c'è un giornalismo di pace che è orientato al conflitto, ai suoi attori, ai suoi interessi, ai suoi bisogni, orientato verso la verità, non la propaganda, verso le persone, non l'elite, e verso la soluzione, orientato alla soluzione dei problemi. Ecco, questo schema ve lo mettiamo, ve l'abbiamo ripreso in questo momento semplicemente per aiutarvi a, diciamo, leggere questo conflitto anche attraverso queste quattro categorie, sia nel giornalismo di pace sia nel giornalismo di guerra. Boh, lo puoi togliere. Alla fine, diciamo, dell'incontro, no? La cosa che vi chiediamo è se ci potete dare un parere sul tipo di giornalismo che è emerso da questo incontro, eh? E anche gradito un riscontro da parte vostra prima di andare via. A proposito di come è cambiato la vostra percezione di questo conflitto, eh? Siete entrati con delle conoscenze e uscirete con delle altre conoscenze. La cosa è migliorata o com'è andata? Ecco. Vi ringraziamo di questo ritorno di valutazione. Bene, adesso abbiamo due persone che ci danno una mano ad analizzare
questo conflitto, Geraldina Collotti e Max Lioce, e darei la parola a loro per una breve presentazione affinché possiate farvi un'idea di chi sono, perché io li conosco, ma non so voi. E quindi se vuoi parlare tu, Geraldina, e poi Max, e così ci chiariamo. Intanto grazie per questa iniziativa, un saluto a tutte e a tutti. Bene, io sono diciamo così, un vecchio attrezzo della politica rivoluzionaria dagli anni 70 a oggi, inveteratamente, che nella mia prima vita, diciamo, la prima parte della mia vita, sono stata quella che si potrebbe definire una rivoluzionaria di professione. Cioè, non perché mi pagasse qualcuno, ma perché ho speso la mia vita tentando di cambiare le cose in questo paese andando fino in fondo. Era quello un periodo in cui c'era poco spazio per la mediazione, si pensava per quella che è la mediazione istituzionale, eccetera, si pensava di poter fare come ha fatto il CE, come aveva fatto la Russia, come aveva fatto la Cina, cioè fare una rivoluzione che rimettesse le cose nelle mani di quelli che la ricchezza la producono, però non ne usufruiscono, perché a usufruirne, come vediamo oggi, in cui le cose sono notevolmente peggiorate, è quell'1% della popolazione mondiale che detiene tutta la gran parte della ricchezza del mondo. Poi, dopo un certo periodo di carcere, con una condanna a 27 anni, poi sono stati 25, e per la storia della guerriglia, per le Brigate Rosse, sono uscita dal carcere e ho cominciato a fare battaglia delle idee, anche utilizzando, diciamo, più la penna che altre cose, perché comunque la condizione di carcerazione, per quanto non intera, rendeva e limitava moltissimo anche il diritto di parola, che continua a essere comunque sempre assai sotto tutela, perché questo ha messo un bilancio di quell'esperienza. Quindi mi sono occupata di giornalismo, però con lo stesso spirito partigiano, come è proprio di qualunque persona che abbia delle idee. Mi pare che la neutralità non esista, perché anche quello di dirsi neutrali è un'opinione, cioè un'idea, quindi ti posiziona in un certo posto della barricata. Ho sempre scritto, fin da piccola, la cultura è stata una maniera di appropriarsi degli strumenti critici per cambiare il mondo. In quel periodo in cui anche le persone povere, con la scolarizzazione di massa, hanno potuto avere accesso agli studi, all'università, cosa che invece oggi è ridiventata molto, ma molto complicata, e ho scritto parecchi libri riprendendo questa passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia in particolare, e anche per le inchieste giornalistiche, per cercare di capire come fosse cambiato questo mondo e come, a differenza di quello che ci avevano fatto credere, soprattutto dopo la caduta dell'Unione Sovietica, invece questa idea di cambiare il mondo, sempre più necessaria, quanto più questo mondo si fa, diciamo, devastato dal capitalismo, potesse attuarsi, si fosse rimessa in marcia nei paesi, per esempio come il Venezuela, che erano riusciti ad andare al governo, non al potere, però comunque al governo, non con le armi, ma con il voto però con gli stessi ideali. Per questo in particolare, essendo il Venezuela un paese che ha avuto una storia con molte similitudini come la nostra nel secolo scorso, può essere una buona cartina di tornasole e offrire molte suggestioni per andare a interpretare anche questo nostro assai triste presente. Va bene, hai concluso? Benissimo. Se poi volete fare delle domande, passa alla tua mail, ok? Allora, Sì. Max, cosa mi dici? Bene, io
Sono Max Lioce di Torino. Fin da giovane, da giovanissimo, ho calcato terre latinoamericane, in particolar modo Cuba, dove ho anche studiato a metà degli anni 90, in pieno periodo especiale, e dove anche ho vissuto negli ultimi 12 anni. Per tanti anni, per una ventina di anni, ho coordinato i lavori, le iniziative, le campagne dell'Associazione Nazionale Nuova Colombia, che era un'associazione che lavorava per la soluzione politica del conflitto sociale armato colombiano e più in generale. Nel quadro latinoamericano ho sviluppato la maggior parte della mia iniziativa politica, di studi e di lavoro. Ho studiato scienze politiche, a L'Avana ho studiato anche filosofia e storia e mi dedico da tanti anni all'analisi internazionale dei conflitti, dei processi politici, storici, economici, sempre con una particolare attenzione nei confronti dell'America Latina, con una forte connotazione antiimperialista e votata al cambiamento sociale. Ho anche coordinato il capitolo italiano del Movimento Continentale Bolivariano, che è stato un processo che ha cercato di far confluire in un grande movimento continentale latinoamericano diversi soggetti latinoamericani, da movimenti di liberazione nazionale, organizzazioni indigene, popolari, di base, legate alla teologia della liberazione, legate al mondo operaio e diciamo che questa esigenza e questa dinamica che mi ha portato a passare un periodo in Venezuela e a viverne le diverse sfaccettature fenomeniche ancora oggi è presente. Questo è quanto. Bene, grazie Max. Certo Prego. che crea curiosità sentire queste storie, mi verrebbe già da capire, da chiederti delle cose. Va bene, allora direi che possiamo iniziare l'intervista. Allora, la prima domanda la farei a Geraldina, perché non so se avete visto nel volantino, ma questo processo bolivariano è una cosa che se uno dovesse chiederla a un altro, spiegarla, c'è difficoltà. Allora, quello che mi sembra utile prima di iniziare ad affrontare altre cose è di mettere a fuoco questo che viene chiamato anche il socialismo del XXI secolo, se non vado errato. E allora chiedo a Geraldina se puoi farci un quadro così del contesto storico che ci permetta di entrare nell'argomento. Ecco. Sì, beh, intanto perché bolivariano? Perché Bolivar, come probabilmente tutti sanno, è il padre della patria per il Venezuela, è l'eroe nazionale, ma non solo del Venezuela, ma praticamente di gran parte dell'America Latina, giacché il suo progetto era quello di costruire la patria grande, cioè unificando in una unica regione le zone liberate man mano dal giogo del colonialismo. Un progetto che è rimasto incompiuto e quindi sulla base di questa incompiutezza il mito che era rimasto nel cassetto, addormentato, ritualizzato, diciamo in una consuetudine che non ne risvegliava la parte libertadora, cioè libertaria, ha preso avvio questo processo. Potremmo dire che, se volendo definire la rivoluzione bolivariana, che nasce da due incompiute, la prima, questa più generale della patria grande, cioè
di una seconda indipendenza, dopo la prima indipendenza assai formale dal colonialismo, visto che l'America Latina continuava a essere per gli Stati Uniti il cortile di casa, ma la seconda è anche più vicina a noi. Prima accennavo all'idea di alcune suggestioni, è quella che potremmo chiamare anche per il Venezuela la resistenza tradita, e cioè loro fino al 1958 hanno avuto una dittatura di un signore che si chiamava Marco Pérez Jiménez e che per molti versi aveva le caratteristiche del fascismo, quindi anche con un'idea di sviluppo basata sulla quella che oggi chiameremo la cementificazione del paese, ma anche, come qui si dice senza troppa ragione, che Mussolini ha fatto gli assegni familiari da loro, c'è questa idea della costruzione delle strade fatte durante quel periodo, delle case, eccetera, con logicamente un corredo di corruzione, tutto legato appunto alla questione degli appalti. Sta di fatto che quel sistema, ovviamente molto repressivo, in un contesto di immediato post-guerra mondiale, ha prodotto, e dopo naturalmente con l'incubazione di quella che l'anno dopo sarebbe diventata la rivoluzione cubana, ma il grande portato della rivoluzione comunista bolscevica in Russia produceva molti fermenti. E c'è un punto su cui mi vorrei rapidamente soffermare, ed è la natura delle forze armate in Venezuela, che hanno sempre avuto un'origine assai popolare, a differenza, per esempio, della gran parte dei paesi dell'America Latina, dove le oligarchie avevano sempre come obiettivo di mettere un figlio come generale o come cardinale e nei gangli vitali della politica e dell'economia. In Venezuela questo c'è una origine, diciamo, popolare delle forze armate, che ha portato al fatto che intorno al Partito Comunista Venezuelano, che era allora molto forte, il partito storico più antico della sinistra in Venezuela, si coagulasse un arco di forze che aveva intorno moltissimi ufficiali progressisti già allora, che erano, diciamo, stati educati alla politica nell'onda di quello che, per esempio, in Medio Oriente si stava già verificando con alcune figure di ufficiali progressisti che avrebbero poi, con il loro nazionalismo, guidato alcuni stati, e vabbè, con una involuzione che per fortuna in Venezuela invece non c'è stata. Anzi, in Venezuela poi saranno proprio questi ufficiali progressisti a fare il passaggio sempre più verso il marxismo e la sinistra. Questa rivoluzione, cioè contro la cacciata, cioè contro il dittatore Marco Pérez Jiménez, produrrà un effetto, perché ci sarà una resistenza sempre guidata dal Partito Comunista, che intorno a cui si coalizzeranno altre forze, i sindacati e anche le forze di la destra moderata, diciamo l'equivalente, quella che poi si fonderà come partito COPEI, l'equivalente un po' della nostra Democrazia Cristiana, e altre forze che verranno comunque poi in seguito messe di fronte alla scelta se stare da una parte o dall'altra, quando dopo la cacciata del dittatore Marco Pérez Jiménez ci sarà chi vorrà continuare nel frattempo questa esperienza successiva è durata più o meno un anno, un po' di più, nel frattempo aveva vinto la rivoluzione cubana, cioè seguire la via del comunismo, o se invece adattarsi agli schemi del balletto della democrazia borghese. La rivoluzione, la resistenza tradita, nel senso che quella parte che avrebbe voluto continuare è stata ridotta al silenzio dall'intervento degli Stati Uniti, che ha cooptato le élite dell'epoca, di quei partiti borghesi a quel punto,
e mettendo di fronte alla scelta anche delle armi, cioè il Venezuela è stato il paese che ha avuto la prima guerriglia in America Latina, quindi non contro dittature, ma contro una democrazia considerata eccellente da Washington, e che vedrà l'alternanza tra centrodestra e centrosinistra fino alla vittoria di Chavez nel 1998. Per andare rapidamente, ma sono tutti temi su cui sarebbe interessante soffermarsi, e per questo, non per fare la pubblicità progresso, però per fornire dei materiali, c'è un libro che abbiamo pubblicato in questo anno, che produce dei documenti inediti del dibattito tra Chavez e l'estrema sinistra dell'epoca, e fa vedere, io ho fatto un'introduzione per spiegare appunto questo discorso dell'unione civico-militare a cui accennerò, fa vedere come l'internità profonda alla sinistra radicale dell'esperienza bolivariana, alla sinistra radicale di quella che viene chiamata la Quarta Repubblica. Come si è arrivati alla Repubblica Bolivariana del Venezuela attraverso un'azione sempre molto influenzata dal Partito Comunista dell'epoca, che già nel 1957, in una delle sue tesi, aveva sostenuto la necessità di fare proseliti fra questi ufficiali progressisti, alcuni dei quali parteciperanno alla guerriglia. Ci sono degli scomparsi, perché in Venezuela, pur essendo stata una democrazia, in una dittatura, in un periodo in cui c'erano i guerrilla al soldo di Washington, che imperversavano con le dittature in gran parte del continente, è stato però anche il primo paese che ha inaugurato la triste figura del desaparecido: si torturava nelle carceri segrete, buttavano giù dagli aerei gli oppositori. Insomma, non è stata una passeggiata per l'opposizione di classe. E in quel periodo si è continuato, da parte dei marxisti, anche di quelli che partecipavano alla guerriglia, si è continuato a portare avanti questa operazione, diciamo così, di proselitismo marxista nelle caserme. Chavez è nato così, perché, essendo anche lui di umili origini, avendo potuto studiare solo nell'accademia, lui voleva essere sportivo, aveva delle ambizioni di fare il baseball. Suo fratello maggiore, che adesso è ambasciatore a Cuba e che è un dirigente del Partito Socialista Unito del Venezuela, cioè il partito di governo, Adán Chávez, lo ha praticamente reclutato in questo senso. È cominciato un lungo lavoro di costruzione nelle caserme intorno al pensiero di Bolivar, perché intorno a un nazionalismo rivitalizzato che riprendesse i punti più sicuramente meno militaristi di Bolivar, che è stato un libertador e non un conquistatore, riprendendo i punti anche molto avanzati in termini, per esempio, di la posizione rispetto alla schiavitù, eccetera. Si è messo in moto un percorso di forte critica a quel sistema degenerato della partitocrazia dell'epoca, arrivando fino al 1992 con un tentativo di insurrezione armata, che qui è stato fatto passare come il solito golpe latinoamericano. Invece era un'insurrezione civico-militare che ha avuto due momenti e che sono entrambi falliti, però hanno messo in moto un percorso di attenzione, perché questi giovani ufficiali guidati da Chavez, che si sono assunti la responsabilità in un sistema in cui nessuno sembrava più responsabile dello sfascio invece evidente del paese, hanno lasciato il segno. E quando, a furor di popolo, il governo di allora ha dovuto cedere e fare un'amnistia per gli insorti, Chavez e il suo gruppo si sono rimessi in moto, hanno riaggregato le forze sparse della sinistra, di guerriglia e di non guerriglia, le resistenze popolari, che erano tantissime: occupazioni di case, occupazioni di terra. Cioè, è molto importante capire che lì c'è quello che noi nei paesi capitalisti chiameremo società civile. Lì è immediatamente società politica, perché ha dovuto cavarsela da sola in quegli anni. Poi, data anche la struttura che ha il sistema
venezuelano composto da 24 stati, sarebbero 23 più uno a statuto speciale. E sono riusciti ad aggregare intorno, c'è stato un forte dibattito che si è concluso con una differenza di pochi voti fra chi voleva continuare la lotta armata e chi voleva tentare di fare un passaggio politico presentandosi alle elezioni. Nessuno ci sperava e invece tant'è che l'avversaria di Chavez era un'attrice, ma non tanto perché praticamente come al solito in questo balletto non contava tanto chi facesse da figurante quanto chi si dovesse spartire il potere in questa alternanza mefitica che però noi anche da queste parti abbiamo conosciuto, conosciamo molto bene, quando le persone nelle democrazie borghesi, appunto come qua, vanno a votare però non decidono niente. Chi ha messo insieme questo arco di forze? Praticamente, prima di tutto, gli ultimi della catena, certamente tutti i soggetti che erano in resistenza contro la Quarta Repubblica, quindi gli operai, gli studenti, i contadini, prima di tutto le donne, ma anche e soprattutto una categoria di poveri che non avevano neanche la carta d'identità e indigeni soprattutto. Oggi sono censite 35 nazionalità in Venezuela, ma prima gli indigeni erano considerati poco più che esseri di scarto. Chavez racconta come quando era nell'esercito avesse dovuto opporsi tante volte perché venivano cacciati come animali. Ed è stato proprio dalle riunioni che ha fatto con le popolazioni indigene che ha avuto un grandissimo appoggio, vincendo con una stragrande maggioranza di voti le elezioni del 1998. Da lì, sempre con quest'idea di Bolivar, si è messo in moto un percorso che ha portato a un'assemblea nazionale costituente, votata due volte a stragrande maggioranza dalla popolazione. È stata una delle promesse principali di Chavez, parte del suo piano di governo, e in cui la popolazione indigena e questi soggetti da sempre emarginati hanno avuto non solo dignità, ma anche rappresentanza vera attraverso quella che è la democrazia partecipata e protagonista, come la chiamano loro in Venezuela. E poi ci sarà un ulteriore passaggio alla dichiarazione del socialismo che perderà dei pezzi, naturalmente, in una parte di quei nazionalisti che avevano pensato che Chavez potesse essere un corollario e non un fattore di cambiamento radicale che mettesse insieme, effettivamente, che portasse a sintesi le parti più avanzate di quei settori, organizzandoli come poi si farà, formando il Partito Socialista Unito del Venezuela, creando un sistema di alleanze all'interno e all'esterno del paese. E soprattutto scardinando abbastanza i meccanismi di proprietà attraverso delle leggi che contro il latifondo e contro il latifondo mediatico e nettamente a favore della democrazia diretta che porteranno al colpo di Stato nel 2002 da parte delle oligarchie, dei vertici del Vaticano, e sono quelle stesse forze che non sono state stroncate, perché in Venezuela non è stata fatta una rivoluzione leninista tradizionale, e che continuano a complottare. Di questo poi avremo, penso, Bene. maniera di parlare nello specifico, perché è un po' l'oggetto del nostro incontro. Va bene, ti ringrazio, molto Grazie a te. interessante. Allora, io adesso farei una domanda a Max, e riprenderei alcune, perché Max ha fatto questa esperienza a Cuba e tu hai accennato più volte anche a Cuba, che anche lei in America Latina. E c'è stata, penso, molta cooperazione da parte di Cuba con il Venezuela, specialmente per aiutarlo e sostenerlo nel suo crescere come esperienza. E allora vorrei chiedere a Max se può, diciamo, illustrarci un po' come è stato questo aiuto, come si è manifestato, attraverso quali progetti. Direi solo una cosa prima. C'è stata una scheda di Galton dedicata a Chavez dal titolo
un produttore di storia, molto interessante. Dice, un giornalista ha intervistato Chavez nel 2010 e gli ha chiesto: che differenza c'è tra te e Castro? E lui ha detto tre Sai che cose. non sento bene? Dicevo, chiedevo a Max di entrare nel merito della solidarietà e dell'alleanza con Cuba, perché ha sostenuto dall'esterno, tu avevi accennato queste alleanze internazionali, ha sostenuto questo processo. E allora la cosa che volevo dire per introdurlo, le differenze, è questa. In un'intervista che è stata fatta da un tizio che adesso è morto nel 2010 a Chavez, veniva detto: ma che differenza c'è tra te e Fidel? E lui dice: Chavez, Fidel è un comunista che crede in uno Stato con un partito unico guidato dal Partito Comunista. Io sono un democratico di sinistra che crede in uno Stato multipartito e libero e di libere elezioni. Poi dice: Fidel è un marxista che crede solo nel settore pubblico dell'economia statale. Io credo in una economia mista, pubblica e privata. E dice: Fidel è un ateo che crede nell'ateismo scientifico. Io sono un cattolico e mi ispiro al fatto che Gesù visse tra i poveri. No? Era semplicemente un modo per riprendere delle divisioni, ma che probabilmente Max ci aiuterà dicendo meglio la sua. A te, Max. Bene. Permettimi, Giorgio, di introdurre, meglio di fare una premessa, che ha a che vedere con la parola destino. Questo termine che spesso viene usato nelle più diverse accezioni, ma che nel caso di Cuba e di Venezuela e in generale dell'America Latina ha a che vedere con il termine di destino manifesto. Destino manifesto che è un'espressione coniata nel 1845 negli Stati Uniti e dagli Stati Uniti relativamente al continente americano e ovviamente al processo di conquista e di soppressione, sottomissione nei confronti degli stessi indiani del Nord America. Sostanzialmente, Destino Manifesto riflette la concezione proveniente dal puritanesimo europeo del popolo eletto del Vecchio Testamento che i nascenti Stati Uniti hanno fatto propria e che hanno poi esteso anche in virtù della dottrina Monroe nei confronti dell'America Latina. Quindi sostanzialmente Destino Manifesto e dottrina Monroe sono due pilastri concettuali e due dottrine che hanno, diciamo così, supportato e supportano tutt'oggi le brame imperialiste neocoloniali degli Stati Uniti del Nord America nei confronti dell'America Latina, ritenuta il loro cortile di casa. Cuba e Venezuela, intese come processi, come popoli in resistenza, come esperienze storiche di liberazione nazionale e sociale, hanno ovviamente ben chiaro questo aspetto e quindi, ribaltando il concetto di destino manifesto, esprimono diciamo così, una proposta e una consapevolezza di destino comune, cioè quello che capita in Venezuela, quello che capita a Cuba, ma potremmo dire per estensione in Colombia, in Perù, in Bolivia, in Argentina, in Cile, in Centro America, nei Caraibi, detto per inciso che gli Stati Uniti considerano un po' il loro Mediterraneo, e un insieme di fenomeni e dinamiche interconnesse che quindi non possono essere analizzate separatamente. Abbiamo un antecedente storico nei rapporti tra Cuba e Venezuela che ha a che vedere con il carattere fortemente solidale e consapevole
del padre fondatore, dell'ispiratore morale, politico e strategico della rivoluzione cubana che fu José Martí, relativamente a ciò che fu e a ciò che è stato Simón Bolívar. Naturalmente, questo rapporto, che non fu di frequentazione fisica, ma fu di grande sintonia, anche se Cuba riuscì ad ottenere la sua indipendenza oltre mezzo secolo dopo rispetto al Venezuela, si è poi riverberato, diciamo così, nel rapporto in progress nel corso degli anni tra Chavez e Fidel. Quando Geraldina prima parlava giustamente del percorso che ha portato Chavez poi alla vittoria elettorale, faceva riferimento anche al tentativo abortito di insurrezione civico-militare che portò poi Chavez in prigione per un periodo. Quando Chavez uscì di prigione non era ancora il grande leader il personaggio famoso che poi è diventato, venne accolto da Cuba e da Fidel, e lì iniziarono in qualche modo a stabilirsi le prime linee progettuali di una proiezione comune del progetto bolivariano martiano, che poi ha potuto decollare nel momento in cui Chavez e il movimento bolivariano e popolare, civico-militare in Venezuela, è andato al governo. Da quel momento non vi è stata improvvisazione, ma si è posto in essere alcuni ragionamenti, alcuni progetti, alcuni sogni che entrambi i leader avevano in qualche modo prefigurato. Quali per esempio la cooperazione sulla base di economie di equivalenze, che poi ha preso corpo nell'Alba, nell'alleanza bolivariana dei popoli dell'America Latina, che ha avuto fin dall'inizio e in qualche modo continua ad avere, anche se per varie vicende ridimensionata, un asse portante che è quello a L'Avana Caracas. Sul piano ovviamente dei diritti sociali fondamentali, quali educazione, quali sanità, quali cooperazione tecnico-scientifica e nel campo energetico, nel campo culturale, attraverso una serie di piani che sarebbe oltremodo lungo stare ad approfondire qui questa sera, in questo momento, tutti nei dettagli, ma che potremmo riassumere così: economia di equivalenze, cioè non un rapporto mercantile tra diversi paesi, iniziando appunto dal rapporto tra Cuba e Venezuela, ma un rapporto basato sull'interscambio, la cooperazione, la collaborazione solidale e internazionalista, sulla base di ciò che io ho e posso darti e ti do anche perché ne hai bisogno, e ciò che tu hai e puoi darmi e mi dai anche perché ne ho bisogno. Quindi sul piano indubbiamente dello scambio tra le enormi e preziosissime risorse, capacità, per usare un termine che a me non piace tanto, ma tanto per rendere l'idea, di capitale umano che ha sviluppato Cuba in decenni di rivoluzione sul piano, diciamo, dei professionisti, della sanità, medici, infermieri, ricercatori scientifici, ma anche maestri, professori, professionisti, nella pedagogia, tecnici, e da parte del Venezuela fondamentalmente risorse, di idrocarburi, petrolio. Quindi questa economia di equivalenze si è poi tradotta, per esempio, nell'invio progressivo di migliaia e migliaia di medici, infermieri, maestri, professori, tecnici, allenatori sportivi da parte di Cuba in Venezuela, e allo stesso tempo
l'arrivo a Cuba di risorse importanti petrolifere che hanno permesso a Cuba in qualche modo anche di respirare relativamente alla situazione di compressione, di strangolamento economici, commerciali e finanziari imposti dagli Stati Uniti del Nord America. Naturalmente attraverso la missione Milagro e attraverso altri progetti di cooperazione, in Venezuela si sono in qualche modo andate a configurare delle situazioni inedite nella storia di quel paese, cioè l'arrivo e la distribuzione capillare di medici, infermieri in quartieri popolari, marginali, campagne, aree di selva che Geraldina sicuramente avrà visitato e conosciuto in prima persona, così come magari anche altri che ci staranno seguendo in questo momento, in cui la popolazione locale non aveva mai visto in vita sua un medico. Cioè non solo non aveva potuto accedere magari a cure, visite, esami di carattere specialistico, ma addirittura non aveva mai visto un camice bianco. Quindi questo è molto importante perché? Perché in qualche modo ha dimostrato come l'ALBA e la cooperazione, nello specifico tra Cuba e Venezuela, siano state improntate fin dagli albori all'affermazione, alla costruzione e alla diffusione inclusiva dei principali diritti, dei diritti fondamentali, dei diritti umani fondamentali, che sono il diritto alla casa, il diritto ad una sanità gratuita e di qualità e il diritto all'educazione, anche quella un'educazione per gradi, stratificata, ma fino ai massimi livelli, quali quello accademico universitario. Poi ovviamente potremmo parlare di diverse declinazioni di questo concetto dell'alba dei popoli, non solo dei governi, dell'alba delle organizzazioni sociali, di studenti, di donne, di comunità afroamericane, indigene e ovviamente di lavoratori, di sindacati, di intellettuali, perché poi la cooperazione tra Cuba e Venezuela si è espressa anche sul piano culturale, sul piano della collaborazione politica e sul piano della costruzione di una nuova geopolitica, non solo latinoamericana, votata in senso bolivariano all'integrazione latinoamericana, alla ripresa del progetto bolivariano. Così come anche di Sucre e dello stesso José Martí, di una grande confederazione di paesi latinoamericani che scevra dal dominio e dal controllo del Nord America, degli Stati Uniti e dell'imperialismo in generale, potesse, sulla base dell'integrazione, della cooperazione, del rispetto della sovranità, della collaborazione e della solidarietà tra i popoli, giocare un ruolo fondamentale non solo nell'America Latina stessa e nelle Americhe, ma anche su scala globale. Finisco, se mi è permesso, con una piccola conclusione su questo aspetto che avrei potuto proporre come premessa, ma che vi propongo adesso. E cioè, la base fondamentale, dicevamo prima, è il bolivarianismo. Inteso come riscatto del progetto di Bolivar, che non era semplicemente un progetto di liberazione nazionale, di indipendenza dal colonialismo, dalla Spagna piuttosto che dall'Inghilterra, dal Portogallo o quant'altro, ma che era anche un progetto di enorme inclusione sociale e di costruzione di giustizia sociale. Bolivar non fu, come è stato detto da parte della storiografia ufficiale europea, latinoamericana, nordamericana, una sorta di piccolo Napoleone Bonaparte latinoamericano. Bolivar fu colui il quale comprese, in senso, passatemi il termine, quasi marxiano, pur non avendo minimamente idea di chi sarebbe stato e di cosa avrebbe proposto Marx,
che per muovere le leve della storia dei popoli latinoamericani bisognava includere e bisognava mobilitare quelle grandi forze popolari che erano le popolazioni indigene ed erano le popolazioni nere di schiavi che dovevano liberarsi. Lo stesso Bolivar che in una lettera, quindi non in uno degli scritti più famosi, ma in una lettera minore, per chi è poi interessato potrò fornire tutti i riferimenti bibliografici e tutti i link, parlò per primo di classi sociali, della negatività dell'esistenza di classi sociali, ovviamente senza avere tutto un bagaglio teorico che poi si è sviluppato successivamente sulla base di una realtà anche diversa rispetto a quella che c'era nel XIX secolo in America Latina. Questa è la matrice comune su cui poi ovviamente si innestano, diciamo, gli elementi relativi, che diceva prima Geraldina, alla concezione sulla costruzione del socialismo, il rapporto tra pubblico e privato e altre questioni che sicuramente avremo modo di affrontare negli interscambi a venire. Va bene, grazie Max. Mentre tu parlavi mi sono segnato degli appunti e mi sono detto che l'alba non è certamente come gli accordi sul libero commercio, no? Che ci sono questi bisogni che tu hai chiamato umani fondamentali, i bisogni casa, l'inclusione sociale e la giustizia sociale come contenuti di relazione all'interno del progetto bolivariano. E allora mi domando e mi rivolgo a Geraldina, come mai queste cose non si sanno, no? Non si conoscono? Forse che abbiamo degli occhiali che ci alterano la vista, forse ci fanno vedere altro, ci distraggono, ci distorgono, fanno vedere la realtà diversa da quello che è. Sarebbe utile fornire, direi, degli occhiali di Gandhi che ci aiutino a leggere meglio la realtà, eh? E allora mi domandavo, termini come amico e fratello che sono presenti, praticamente non vengono più riconosciuti. Si impedisce quasi che la giustizia sociale venga avanti, no? E si dimentica che, diciamo, vanno sradicate le cause che producono l'ingiustizia sociale o che producono la esclusione o che evitano che i bisogni umani vengano soddisfatti. Allora mi domandavo che ruolo giocano i media, che ruolo giocano i giornali, che ruolo giocano nel costruire questi occhiali maledetti che ci fanno vedere diversamente le cose da quello che sono. È Beh, chiaro? sì, la voce a volte va e viene, però ho capito la domanda. Beh, sicuramente i media, soprattutto dopo la caduta dell'Unione Sovietica, hanno assunto un ruolo crescente come apparati di controllo delle coscienze perché la grande concentrazione monopolistica a livello economico è andata di pari con la grande concentrazione delle corporazioni mediatiche che da sempre, soprattutto in America Latina, hanno influito sulla politica. Sono pochi questi gruppi oligarchici che continuano ad avere il predominio del mercato, ma anche e soprattutto da noi. Perché questo è potuto accadere? Beh, intanto perché purtroppo è scomparso un mondo dopo la caduta dell'Unione Sovietica, nel concreto, che metteva una prospettiva di cambiamento vero come qualcosa di possibile, perché esisteva. Naturalmente si è avuto buon gioco a mistificare sia le ragioni del perché. Per 70 anni le classi dominanti hanno tremato davvero, come è successo dopo la vittoria del comunismo in Unione Sovietica, ma niente sottaciuto sulle grandi operazioni che sono state fatte contro quello che stava avvenendo nel campo socialista e naturalmente si è sottaciuto il livello che la stragrande maggioranza della popolazione aveva ottenuto a prezzo di grandissimi, ovviamente a un carissimo prezzo pagato,
pagato però in termini di libertà, prima di tutto a partire da quei diritti elementari che sono tutt'altro che garantiti, come vediamo costantemente per la stragrande maggioranza delle persone, se, perché, come ci dicono le statistiche, ogni anno, il 60 famiglie detengono la ricchezza, di tutto il mondo. Questo ha voluto dire che, sono cambiati i paradigmi di riferimento, quelli dominanti, ben inteso, e che, abbiamo assistito via via al diffondersi di gigantesche veline di polizia globali che diffondono lo stesso messaggio, soprattutto che a questo è seguito un furto di linguaggio vero e proprio, perché alcuni concetti che invece servono a chiarire la crisi strutturale e sistemica in cui si dibatte il capitalismo e tutte le formule che, adattate ai tempi, usa in primis le guerre imperialiste per cercare di venirne fuori, questi criteri di analisi ci sono stati letteralmente scippati, nonostante appunto in alcuni momenti sono gli stessi economisti borghesi che ricorrono a Marx, lo abbiamo visto già naturalmente alla loro maniera, l'abbiamo visto nella quella che hanno chiamato crisi finanziaria del 2008, che invece era un pezzo evidente della crisi sistemica a cui accennavo, lo stiamo vedendo anche adesso, in cui si prefigura in questa post-pandemia una crisi che per molti sarà superiore addirittura a quella del 1929. Però come si è, tra virgolette, analizzato tutto questo dopo la caduta dell'Unione Sovietica? Beh, con un azzeramento intanto delle categorie interpretative, mettendo come un gigantesco talk show tutti gli attori sullo stesso livello simbolico, perché invece concretamente si accentuava e si continua ad accentuare ferocemente la differenza di classe. Quindi prendevano piede concetti metafisici e astratti, per esempio si ricominciava a parlare di persone o di cittadini, dimenticando che c'è una differenza fondamentale tra il cittadino Agnelli e il cittadino Mario Rossi, e c'è una differenza tra chi viene ridotto a essere non persone, che sia un italiano povero, che sia, non ne parliamo, un migrante, ma che sia un abitante di qualche popolo del sud globale che non è nient'altro che un puntino che individua il drone che andrà a massacrare lui e la sua famiglia senza neanche guardarlo negli occhi, perché le guerre sono di tutt'altro tipo. E i media, in questo senso, sono dei veri e propri attori nei conflitti, nelle guerre di nuovo tipo. Le preparano, preparano il contesto, preparano le psicologie, confondono il bianco con il nero, capovolgono le ragioni e i torti, e creare confusione è una maniera perché le persone si paralizzino e perché il messaggio passi forte e chiaro, e cioè lasciate manovrare il manovratore, che poi questo manovratore, come abbiamo visto con questa pandemia, cioè con una gigantesca operazione di smascheramento dei meccanismi del capitalismo, ci stia conducendo verso l'abisso, beh, questo anche lì ci pensano i media, ci pensano i grandi apati di controllo delle coscienze a farti pensare che così non è. Quindi sì, c'è la ricerca del nemico interno, c'è la ricerca di un falso unanimismo, che anche questo non si costruisce dal niente, ma si costruisce a partire dalla storia concreta. È un elemento fondamentale per fare in modo che non si veda la realtà per quella che è stata la distruzione della memoria storica. Noi poi siamo un paese che il bilancio non sa neanche cosa sia, che è riuscito a processare Andreotti nei tribunali e non nelle piazze, e che ha continuato come prima, in un cambio che ci hanno fatto pensare che passi, in cui si dovesse passare da un tipo di repubblica a un'altra, quando la borghesia ha solo cambiato cavallo,
attraverso processi, attraverso un meccanismo di vendetta infinita che non è altro che riflesso dell'eterna paura della borghesia che appunto per quei 70 anni ha tremato davvero. Lo vediamo effettivamente con il Venezuela che sta diventando un paradigma di demonizzazione come lo è stato e continua a essere Cuba, ma forse anche di più di quello che era l'Unione Sovietica con la paura del comunismo nel secolo scorso. Perché quanto più è complicato, tu prima citavi quell'intervista di Chavez che fece in tempi, diciamo, quando ancora era all'inizio l'idea del socialismo bolivariano, no? Ce ne sono altre molto più radicali, ma alla fine il senso si capisce. Ebbene, è molto difficile se si presentano le cose per quelle che sono, dire che la democrazia partecipata e protagonista, come la chiamano, in Venezuela sia qualcosa di poco appetibile. È molto difficile anche per i giovani dei collettivi, dei centri sociali, se si presentassero le cose per quelle che sono, dire che le comunas, che le autogestioni, che la democrazia diretta sono qualcosa di poco appetibile, visto che poi fanno parte delle rivendicazioni concrete che queste strutture fanno. È molto difficile dire che a fronte, per esempio, di quello che abbiamo visto come devastazione dei servizi pubblici, che un controllo statale messo al servizio della popolazione, le nazionalizzazioni, eccetera, facciano peggio di quello che invece ha fatto e continuerà a fare il capitale, il capitalismo e l'impresa privata, che si è dimostrata oltretutto anche al di là delle convinzioni assolutamente inefficace, che continua a stare alla greppia delle tasse della vita del proletariato, che viene messa al servizio degli interessi di pochi, quei pochi che invece se ne vanno a mettere le proprie sedi nei paradisi fiscali, che non pagano neanche una briciola di tutto quello che estorcono con il plusvalore ai lavoratori. Quello che è successo invece in Venezuela è che si è fatto leva sulla memoria. Il comunismo lo puoi anche chiamare Arturo, il socialismo lo puoi chiamare del XXI secolo, eccetera, e avere paradigmi diversi da quelli che invece usa Cuba, perché ha fatto una rivoluzione nel secolo scorso, essere difesa, però il senso non cambia. Se di fatto oltre il 72% degli introiti annuali, anche in condizioni di guerra economica, di strangolamento come quello che gli stanno facendo al Venezuela, il Venezuela destina questa cifra ai piani sociali, questo è un fatto. Se il Venezuela adesso, a fronte di tutti i paesi dell'America Latina che sono nella catastrofe ugualmente come lo è stata e continua a essere l'Europa di questo tremendo virus, invece se la sta cavando bene, nonostante le difficoltà dovute appunto alle sanzioni, alle misure di coercitive unilaterali che loro chiamano sanzioni, e ci sono soltanto 20 morti, e perché effettivamente ha messo al centro appunto la persona nel senso dell'essere storicamente determinato, e uomo, donna e se vogliamo anche altri generi, e sta utilizzando delle tattiche efficaci di medicina di prossimità, grazie effettivamente a quello, come stava dicendo Max prima, a una collaborazione fattuale che è strutturale e che è quella che si dovrebbe avere se noi, per esempio, a livello dell'integrazione regionale non avessimo costruito l'Europa dei banchieri, ma avessimo effettivamente pensato alla solidarietà fra i popoli, come sta facendo Venezuela e Cuba. In questo momento si sta svolgendo online appunto una grande conferenza virtuale dei paesi dell'Alba, che ha al centro esattamente questo, la ricostruzione nella post-pandemia. Ripeto, il fatto che i quotidiani, i media in generale abbiano preso tutta questa importanza è dovuto al fatto che l'ha persa la lotta di classe, è dovuto al fatto che i criteri attraverso cui
i giornalisti erano obbligati a parlare di quello che avveniva, sono purtroppo cambiati perché via via l'idea di resistenza, l'idea dello scontro di classe, l'idea che non si possa prescindere dal fatto che è uno scontro di interessi e che bisogna assumersene i costi, via via che questa idea è stata derubricata in una massa che, di questi che non avrebbe avuto nulla da rivendicare se non le proprie catene, esattamente il contrario che quello che diceva Marx, anziché essere obbligati di parlare della lotta di classe, sono stati di volta in volta gli attori, quegli stessi attori che, compatibili con questa società che ci facevano credere che non esiste che più alternativa al capitalismo, a implorare i 5 minuti di popolarità sui media, perché il loro obiettivo unico era quello dell'andarsi a sedere, magari vita natural durante, su qualche scranno del Parlamento. Va bene, ti ringrazio. Nel frattempo sono arrivate due domande, una di richiesta di informazioni, ma l'altra interessante perché così coinvolgo di nuovo Max, perché dice, la rivolge a te la domanda, ma io la sposto. Perché è capitato che in Bolivia con il golpe di Stato dopo l'esercito non è sceso in piazza a difendere il legittimo presidente, no? Come in Venezuela? E si domanda come mai l'unità tra popolo ed esercito in Venezuela è riuscita, con quali strumenti questo si è verificato. E allora direi che la parte prima della domanda la rivolgerei a Max, che così ci illustra un po', perché anche in Venezuela c'è stato un tentativo di invasione, blocchi navali, minacce o dalla Colombia o dal mare, per, diciamo, fermare questo processo, no? E se puoi illustrarci così la dinamica che c'è stata, ci rendiamo conto meglio di questo particolare evento. E poi invece chiederei a Geraldina, dopo, se ci può dare degli elementi in più su circa come là in Venezuela l'esercito è riuscito a, l'hai già detto, è di natura popolare. Però ci ha lavorato sopra, praticamente Chavez lì sopra, non è che l'ha preso di brutto, in qualche modo, come mai da noi, anche da noi c'è stata esperienza come si chiama, dei militari proletari, no, a suo tempo, però non ha prodotto quello che è riuscito invece in Venezuela. Allora chiederei a te, Max, se hai voglia di illustrarci meglio come questi tentativi di invasione, di colpo di Stato interni al Venezuela, così ce li illustri un po' meglio per capire. Ti serve per caso la cartina? Tra Poco, poco, dimmelo tra tu. poco. Dunque, intanto per non defraudare l'amico, il compagno che ha fatto questa domanda Una donna, Robert. Roberto e donna, Ma non ok, lo so, allora Robert. no, è un uomo, È un uomo. Roberto. Roberto sarà Robert, Non anche sapevo. È un Robertico, uomo, Casella, meglio. sì. È un Certo. uomo, va bene. Comunque, uomo-donna, sempre essere umano, e quindi Certo. intanto un ringraziamento per questa domanda, che non solo pertinente, ma anche utile per toccare un punto che è fondamentale, e cioè, come diceva Geraldina, lo possiamo chiamare socialismo del XXI secolo o in un altro modo, però le sfide che deve affrontare nel processo di costruzione di giustizia e di uguaglianza sociali sono le stesse sfide, anche se o per meglio dire, sono gli stessi nodi gordiani che qualsiasi processo di emancipazione e di liberazione umana, sociale e popolare ha dovuto affrontare nel corso della storia e dovrà continuare ad affrontare. Quindi, in primo luogo, il nodo del potere, cioè in America Latina abbiamo avuto, e la Bolivia non è stata un'eccezione,
un processo ampio e multiforme, variegato, eterogeneo negli ultimi 2 decenni, attraverso il quale in diversi paesi governi progressisti, processi progressivi e movimenti antiimperialisti sono riusciti a in qualche modo implementare delle politiche di discontinuità con la fase, non solo la fase precedente, cioè quella dell'ultra neoliberismo di impianto Chicago Boys, tanto per capirci, che ebbe come esordio truculento e drammatico il colpo di Stato in Cile, per l'appunto per avviare nel 73 l'esperimento neoliberista. Ma anche la fase precedente, elementi di rottura e discontinuità, soprattutto incentrati sulla costruzione di giustizia sociale e sul recupero della sovranità attraverso uno sganciamento a geometria variabile rispetto ai dettami del consenso di Washington. Pur tuttavia, questi governi, alcuni più marcatamente antiimperialisti e di ispirazione socialista, dico di ispirazione perché poi appunto anche lì c'erano delle differenze, come la Bolivia, per esempio, e altri, diciamo, più progressisti, socialdemocratici, neodesarrollistas, se volessimo usare un termine latinoamericano, ma che comunque erano in qualche modo confliggenti con la dottrina Monroe, per l'appunto, di matrice statunitense, e come tali erano o scomodi o comunque inadeguati alle esigenze del turbocapitalismo e dell'imperialismo in una fase, soprattutto a partire dal 2008, in cui la crisi ha subito una deflagrazione importante. Ecco che quindi, contrariamente a quanto alcuni anche soggetti della sinistra, del mondo intellettuale progressista mondiale latinoamericano pensavano, in America Latina i colpi di Stato erano e sono tutt'altro che un fenomeno superato e circoscrivibile al XX secolo. Colpi di Stato, poco importa se poi fatti col pugno duro militare, come in Honduras, o con delle sorte di impeachment, o comunque delle mozioni di sfiducia e destituzione a livello parlamentare, per esempio il Paraguay piuttosto che il Brasile. Nel caso della Bolivia, bisogna dire che il colpo di Stato ha visto prima un'apparente neutralità, un temporeggiare da parte delle forze armate, mentre quelle più prettamente di polizia erano già attive sul fronte golpista, e poi sostanzialmente un allineamento, un sostegno non solo politico ma anche fattuale al golpe contro Evo Morales e all'instaurazione di un governo fantoccio che sappiamo tutti essere telediretto da Washington. Ciò detto, quindi, arrivare al governo, benché con i migliori propositi, ancorché implementando politiche oggettivamente di progresso sociale nei termini di maggior giustizia e inclusione sociali, non vuol dire però riuscire ad avere e a controllare i gangli del potere, che non stanno tanto nei parlamenti, nei congressi, nelle istituzioni politiche sovrastrutturali, ma stanno nelle alte sfere della finanza, dell'economia, delle forze armate e dei poli imperialisti principali, in particolar modo Washington, ma anche l'Unione Europea. In Venezuela, quindi, il nodo di arrivare al governo, ma poi anche costruire potere e scalzare progressivamente l'oligarchia dai gangli del potere, l'imperialismo dai gangli del potere, è un problema che si è posto e che ha avuto come, in qualche modo, primo passaggio, un passaggio peraltro che affondava, come diciamo prima, le sue radici nella storia contemporanea venezuelana, la costruzione di un'unione civico-militare, cosa che in Bolivia non era possibile per la composizione delle alte sfere militari, degli ufficiali in particolar modo, dei colonnelli,
dei generali, ma anche perché a differenza del Venezuela, in Bolivia c'è stata una sottovalutazione, questa è un'opinione mia personale e me ne assumo tutte le responsabilità, e una immaturità teorica e concettuale, oltre che politica, da parte del compagno Evo Morales AIMA e del Movimento al Socialismo, che non hanno saputo preparare il terreno e preparare anche, come dire, le organizzazioni popolari, i movimenti popolari a fronteggiare un possibile tentativo di golpe che poi è arrivato puntualmente perché i piani degli Stati Uniti, così come del sionismo internazionale, così come dell'Unione Europea, sono quelli di distruggere l'Alba a partire, non potendo distruggere l'asse Lavana-Caracas a partire dai suoi anelli più deboli. Ed ecco che abbiamo visto il Paraguay cadere, abbiamo visto l'Honduras travolto da un colpo di Stato da cui ancora oggi il popolo honduregno non è riuscito a scuotersi. Abbiamo visto poi il Brasile e abbiamo visto altri processi che se non hanno avuto un colpo di Stato militare, parlamentare, ibrido, poco importa, hanno comunque avuto e continuano ad avere, come per esempio il Cile, dei fortissimi elementi di repressione, di costrizione delle libertà democratiche e dei diritti umani, intesi non come la libertà di, cioè fare quello che si vuole, ma come la libertà da, cioè la libertà dalla fame, dalla miseria, dalla disoccupazione, dalla mancanza di un tetto, dall'impossibilità di curarsi, di crescere i propri figli in un ambiente più salubre, di mandarli a scuola, di avere un pezzo di terra da lavorare. Ecco che quindi rispetto a quel parallelo potremmo dire questa cosa. Nei confronti del Venezuela, i tentativi di golpe, di destabilizzazione, di sovvertimento, di rollback, per utilizzare un termine, molto in voga, da parte degli Stati Uniti e delle borghesie europee dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè di riavvolgimento della storia in senso reazionario, in senso controrivoluzionario, sono tentativi che si sono sviluppati durante Chavez. Parlavamo prima del fallito golpe del 11-13 aprile del 2002, ma anche successivamente, attraverso sabotaggi, attraverso espressioni violente, sempre minoritarie. Non c'è stato un solo processo dei 25 elettorali in Venezuela, correggimi Geraldina se la memoria mi tradisce nel numero, e nelle manifestazioni popolari più diverse in cui l'anti-chavismo, l'anti-bolivarismo, nelle sue sfaccettature, abbia potuto dire siamo maggioranza, siamo schiacciante maggioranza contro un governo oppressore. L'ultima, e qui Una concludo. sì, li hanno vinta alla grande. Sì, però diciamo che non erano percentuali bulgare, 80-20, 90-10. No, però insomma, le parlamentari sono state perse pesantemente. Certo, ma sono state anche un voto, come dire, di un monito, un richiamo da parte di tantissimi Sicuro, chavisti, certo. diciamo, non è che il blocco sociopolitico e di potere oligarchico abbia in qualche modo rovesciato, quello è dipeso più anche da errori e da contraddizioni del momento, se vogliamo. Però Sì. nel caso concreto più recente bisogna dire che dal 2015 in particolar modo gli Stati Uniti hanno implementato un piano di sovvertimento, di destabilizzazione, di rovesciamento del legittimo governo del presidente Nicolás Maduro a geometria variabile, combinando tutte le forme di lotta possibili e immaginabili, dalla guerra economica, le cosiddette sanzioni, che in realtà si configurano come un vero e proprio blocco economico, politico e commerciale, non identico a quello nei confronti di Cuba, ma con molte similitudini, attentati, sabotaggi, controlli
contrabbando di benzina e altre risorse e potremmo continuare la lista. Il 26 marzo scorso il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il presidente Nicolás Maduro e diversi leader bolivariani di narcotraffico e narcoterrorismo. Per la cattura di Maduro, gli Stati Uniti hanno addirittura messo una taglia di 15 milioni di dollari, un atto assolutamente proditorio, direi quasi inedito. Non ricordo molti altri casi in cui un governo, ancorché della superpotenza mondiale più importante, avesse messo una taglia pubblicamente, internazionalmente, sul presidente di un altro paese, di un altro stato sovrano, bisogna Panama. ricordarlo, accusando Maduro peraltro di utilizzare il traffico di cocaina come un'arma per distruggere gli Stati Uniti. Quindi iniziamo subito a dire che ciò è falso, perché la stessa DEA, in un rapporto alla fine del 2019, identificava la Colombia e comunque la costa del Pacifico, anche la costa messicana, come, diciamo, l'area da cui proveniva, da cui si originava oltre il 90% dell'afflusso di sostanze stupefacenti provenienti dal Sud America negli Stati Uniti. Quindi non si capisce bene il Venezuela quale grande ruolo potrebbe avere, o anche solamente quale piccolo ruolo potrebbe avere nel narcotraffico nei confronti degli Stati Uniti. E poi tra il 3 e il 4 di aprile c'è stato un tentativo di incursione in territorio venezuelano proveniente dalla Colombia di alcune lance militari attraverso un'operazione, in realtà un operativo, che non è la stessa cosa, però, che mirava a permettere l'infiltrazione e la penetrazione in territorio venezuelano da parte di unità militari, mercenarie, alcuni statunitensi, in particolar modo due catturati, ex berretti verdi, appartenenti alle truppe speciali, eccetera. Allo scopo di sequestrare il presidente Maduro, impacchettarlo in un aereo proveniente dagli Stati Uniti, che avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto internazionale di Maiquetía, in prossimità di Caracas, e portarlo via negli Stati Uniti. Nome dell'operazione, Gideon o Gedeone. Nome che richiama il cosiddetto giudice e condottiero di Israele, descritto nella Bibbia, nel libro dei Giudici, nome la cui etimologia ci rimanda al significato di tagliatore e stroncatore, che esprime bene quale fosse il proposito, e cioè quello di intanto portare la destabilizzazione all'interno del Venezuela a un livello qualitativamente superiore e poi mettere in moto diverse unità che probabilmente erano compartimentate, predisposte, pronte a entrare in azione per appunto sequestrare il presidente Maduro, portarlo negli Stati Uniti e quindi sostanzialmente segnare la caduta e la sconfitta del processo bolivariano. Mercenari contrattati da una compagnia privata di sicurezza, la Silver Corp, di uno statunitense, anch'egli appartenente già membro delle truppe speciali, un tale Goudreau, con fortissimi vincoli, con fortissimi legami, non solo con il sionismo internazionale, ma anche con organizzazioni paramilitari colombiane, tant'è vero che le unità che poi sono entrate in Venezuela sono state catturate prontamente con una risposta fulminante da parte delle forze di sicurezza
bolivariane, ma anche di organizzazioni popolari e di milizie bolivariane, di pescatori nelle aree della costa nord, Macuto, Chuao, eccetera, provenivano dalla Colombia, dove si erano addestrate nella più totale compiacenza e comodità da parte delle autorità del governo colombiano di Iván Duque, governo che è delfino e figlioccio di Álvaro Uribe, storicamente e notoriamente collegato con i cartelli, col cartello di Medellín prima e con i gruppi narco-paramilitari, poi di cui è stato a sua volta Bene, fondatore. Mi fermerei qui per adesso, poi. io faccio un po' di difficoltà a fermarvi perché sono tutte cose che in parte so, in parte non so, quindi penso che possono essere utili anche ad altri. È arrivata un'altra domanda che chiede: ma qual è le prossime mosse di tentata destabilizzazione che ci saranno lì nell'area che la lascio lì da parte di. Non è detto da chi l'ha fatta, però vorrei chiedere due cose. Intanto, mancano ancora solo 35 minuti, il tempo vola che è una meraviglia. Vorrei chiedere due cose. Allora, uno, riprendo la domanda di prima, l'esercito è riuscito, diciamo, l'unità tra popolo e esercito è riuscita in Venezuela, e allora mi domando quali caratteristiche c'erano là che qua, ad esempio, non sono riuscite in Italia, no? Cioè, c'è qualcosa che ne so, l'esperienza dei proletari in divisa. Era stata un'esperienza che c'è stata a suo tempo, ma poi adesso ormai sono tutti professionalizzati, però ci sono ancora, ad esempio, i servizi, le persone che sono in servizio civile, che potrebbero essere una potenziale modalità di partecipare alla difesa del paese in modo non armato, ma che forse potrebbero ci si potrebbe lavorare sopra, no? Quindi una prima quesito era questo, e quindi alleanze popolo e militari, popolo e forze anche disarmate, non solo militari, e la rivolgerei a Geraldina. E poi la dico subito anche la seconda, così poi guadagniamo del tempo. Rispetto a eventuali futuri tentativi destabilizzanti, noi abbiamo questi paesi, 60 stati che hanno dichiarato illegittimo il governo venezuelano, no? Ma mi domando, ma gli altri 133 che fanno parte dell'ONU? No, i paesi non allineati, i paesi del BRICS, cosa stanno facendo? Che tipo di ruolo possono giocare? Questo lo rivolgerei allora a Max. E cercherei anche se ce la fate mentre parlate, di fornire dei suggerimenti per quelli che sono come me, come noi in Italia e che vogliono contribuire a sostenere questo processo con tutti i pro e i contro che ci sono. Ecco, è chiaro? Sì, Geraldina? Sì, molto va chiaro. bene. Grazie. Bene, guarda, intanto vedo qui che c'è un compagno che chiede dei riferimenti bibliografici. Sì. Prima parlavamo della Bolivia. C'è un libro che è uscito da non molto, sempre dell'anno scorso, da Mimesis, e che raccoglie degli scritti di Álvaro García Linera, che era il vicepresidente, considerato tra l'altro uno dei marxisti più ascoltati dell'America Latina, e il vicepresidente di Correa, sì, scusate, di Evo Morales. E, insomma, ci si può fare delle discussioni su. Poi, se mettete il mio nome, potete trovare diversi materiali che sono i libri che abbiamo pubblicato, alcuni li abbiamo anche presentati insieme. Rispetto a alla domanda che tu mi facevi, beh, anche questa offre molti spunti di riflessione, persino da noi, che siamo un paese capitalista, quindi imperialista, e che ormai abbiamo a che fare con un esercito
che potremmo definire mercenario, perché non offre più la possibilità, come ai tempi del Vietnam, di disertare da quelle che ormai vengono chiamate guerre umanitarie, e che conseguentemente a quello che accennavamo prima a proposito del depistaggio attraverso nominare concetti in un altro modo. Quello che è interessante è il Venezuela, ma prima di tutto, che è un problema inaggirabile e che si può cambiare i termini della questione solo prendendo potere, cioè o comunque cogliendo un'occasione, come non ha fatto per esempio la Grecia, di portare a sintesi le resistenze e i desideri di cambiamento di un arco di forze anticapitalista, con un blocco sociale anticapitalista che è l'oggetto da sempre di una possibilità di cambiamento da parte chi consideri che si possa non morire con questo sistema attuale, e senza il quale, senza questo cambiamento, non possiamo fare granché. Abbiamo visto, per esempio, in America Latina altri esperimenti interessanti spazzati via con il cambio di governo. L'Argentina in primis, che ha avuto delle leggi molto buone, frutto di e anche una serie di occupazioni di fabbriche, e di case, di terreni molto interessanti quando ci sono stati i due governi Kirchner a seguito del fallimento di questo grande paese con il default e della rimessa in moto di una serie di occupazioni in presa diretta che sono state anche molto utili al sistema per rimettere in moto l'economia, ma che non hanno prodotto cambiamenti strutturali e che sono state oggetto delle intenzioni più o meno malevole di qualche giudice che doveva decidere, come avviene per esempio per le occupazioni da noi, se potessero essere lasciati sul posto o no. E alcune esperienze molto interessanti sono state distrutte. La prima cosa che è stata fortemente colpita, se non ridotta al zero, è stata il controllatifondo mediatico, no? Che è uno invece degli architravi fondamentali della la rivoluzione bolivariana, cioè una interessantissima legge che favorisce i media comunitari e con una nozione che è quella del concetto di integrale, che significa che qualunque tipo di cambiamento che riguardi l'essere umano come 360 gradi, ovvero se si mette in campo una struttura territoriale, questa deve avere sia un media alternativo, che deve essere però autogestito dalla popolazione organizzata, deve avere una struttura di difesa a sua volta integrale che ha a che vedere con l'unione civico-militare e deve fare in modo che tutte le missioni, le chiamano così le missiones, grandi missiones, che sono questi piani sociali, vengano gestiti dal territorio, e cioè che si faccia un piano urbanistico partecipato e condiviso dalla popolazione. Per dire, se per esempio la Gran Mission Vivienda Venezuela, cioè questo piano che è arrivato a oltre 3 milioni di case popolari gratuite distribuite mobiliate al popolo, debba riguardare, che so io, un supermercato, una chiesa, una biblioteca, e non centri di speculazione che non hanno niente a che vedere, una scuola, che non hanno niente a che vedere col territorio. Questo lo decide la popolazione attraverso appunto il potere popolare. E l'unione civico-militare riguarda non solo la forza armata nazionale bolivariana che ha le sue divisioni, l'aeronautica, la fanteria, eccetera, ma riguarda anche le milizie popolari, che non sono, come si potrebbe pensare, qualcosa di metallico, così come non sono qualcosa di antidemocratico la Forza Armata Nazionale Bolivariana, perché ha compiti appunto sia civili che militari. Ma le milizie bolivariane sono un esercizio sistematico e continuato di autodifesa che tutte le cittadine e i cittadini
svolgono come protezione immediata prima di tutto del proprio territorio. Cioè, per esempio, di fronte a un disastro naturale o di fronte a appunto che sia un terremoto o ancora di più di fronte a questa pandemia, i gruppi che vanno ad accompagnare i medici, medici cubani e medici venezuelani, casa per casa, per fare i tamponi e ci vanno sulla base di una piattaforma interattiva sulla quale i cittadini e le cittadine dicono se hanno un disturbo, eccetera, immediatamente si recano a casa queste squadre che sono squadre composte da militanti del partito, da giovani soprattutto, ma anche appunto da miliziani, che cioè è un pacchetto, diciamo così, di società che è integrale, che in tutti gli aspetti della vita si mette ad agire in unione civico-militare, cioè ecco, sono come delle cellule che si moltiplicano fino dal basso in una dialettica felice, dal basso e dall'alto, in cui queste due categorie, alto e basso, hanno dei significati diversi, perché quando c'è una democrazia diretta che si esercita, quando c'è socialismo, che è l'unica forma di democrazia possibile perché è reale, si muovono in una maniera, in un movimento assolutamente proficuo, dialettico, non c'è una distanza. Poi certo non stiamo parlando di società di Bengodi, perché nessuna società, tanto più se è così, messa sotto pressione, come è quella del Venezuela, può dirsi un'isola felice. Però indicano intanto in concreto che persino in condizioni del genere, cioè dormendo comunque in casa, si possono fare dei cambiamenti strutturali e quindi figuriamoci se non sarebbe possibile assumersi questo livello di difesa che non abbiamo più anche da noi, mettendoci nella prospettiva di un cambiamento vero. Questo discorso delle milizie popolari, l'invito è a interessarsi di più, a studiarle, perché recentemente sono entrate ancora di più come nell'ambito costituzionale regolato. Possono usare le armi, cioè ti insegnano quando vai a fare l'addestramento per la milizia, ti insegnano a usare tutte le armi, anche il cannone. Nel mio forse ultimo libro, sì, o penultimo, c'erano molte descrizioni, anche interviste di maestre, di persone del popolo che avevano imparato anche a usare le armi, poi sono state ammazzate dalla criminalità organizzata che serve sempre l'estrema destra, e però che non avrebbero mai pensato di riuscire a impadronirsi di così tante conoscenze, che però hanno e avevano come primo compito quello di preservare il territorio, per esempio di fare le ronde intorno agli asili nidi, che sono stati un oggetto, alle strutture pubbliche che sono state prese di mira da quelli che qui venivano presentati come pacifici manifestanti e che invece bruciavano vive, le persone. Va bene. Direi che se vuoi tu, Max, portare il contributo di cosa stanno facendo quei 133 paesi non allineati o comunque a sostegno di questa esperienza o comunque accennare a quella che potrà essere un futuro sviluppo dell'esperienza, tenendo conto dei problemi che sono stati elencati finora. Sì, diciamo che quando l'ultradestra, quando i corifei delle campagne degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, del Giappone, dell'Australia, del Canada, insomma del nucleo duro di quei 60 paesi,
affermano che appunto ci sono 60 paesi nel mondo che non riconoscono il governo Maduro e che anzi lo bollano, lo qualificano come dittatura inaccettabile. Bisogna dire due cose. Intanto che quei 60 paesi nel contesto internazionale sono una minoranza, non sono la maggioranza. E poi bisogna dire in secondo luogo che c'è un fraintendimento che spesso e volentieri ci troviamo ad affrontare, che è quello del concetto di comunità internazionale, la cosiddetta comunità internazionale, che è un termine diplomatico che però descrive, o meglio, è del tutto inadeguato a descrivere un processo di cambiamenti e trasformazioni permanenti sullo scenario macro-regionale, internazionale e mondiale, in cui sempre maggiormente si va affermando la necessità di superare in modo definitivo l'unipolarismo scaturito sul piano geopolitico internazionale dalla caduta del campo socialista e di costruire un mondo multipolare in cui i principi del diritto internazionale, in particolar modo relativi alla sovranità, all'autodeterminazione alla sovranità dei paesi e all'autodeterminazione dei popoli, siano rispettati e che le relazioni tra paesi si basino su uguaglianza e pari dignità. Su questo fronte Chavez, ma poi anche il governo del presidente legittimo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, hanno lavorato assiduamente, non da soli, hanno contribuito e contribuiscono a spostare gradualmente degli equilibri e ad arricchire quelle voci nel mondo che ritengono che in primo luogo qualsiasi ipotesi di invasione, di aggressione militare nei confronti del Venezuela siano assolutamente da rigettare, da condannare e da scongiurare. E in secondo luogo che le contraddizioni, le dispute che possano esserci all'interno della società venezuelana devono essere risolte senza possibilità d'appello tra gli stessi venezuelani, senza ingerenze interne e attraverso meccanismi di dialogo, di dibattito, di discussione anche aspra, ma alla fin fine dal popolo venezuelano. Allo stesso tempo, la situazione nel contesto internazionale, ma anche nel contesto latinoamericano, va mutando e vediamo bene come se da una parte in America Latina l'alba abbia subito giocoforza un processo di indebolimento e di erosione negli ultimi anni, dall'altra alcuni attori, alcune potenze o superpotenze come la Cina, come la Russia, come l'Iran ed altri paesi stiano assistendo su diversi fronti il Venezuela proprio per evitare che questo tentativo di costruzione alternativa che attraversa la società venezuelana venga triturato nel tritacarnone dell'imperialismo, del blocco economico, del blocco navale, della destabilizzazione di un eventuale colpo di Stato. Abbiamo assistito alcuni giorni fa all'approdo con successo di cinque petroliere iraniane che rompendo non solo le sanzioni contro l'Iran, ma anche le minacce diciamo così, di arresto nel sud del Mar dei Caraibi, addirittura di affondamento da parte dell'imperialismo, sono arrivati in Venezuela non solo con
benzina, ma anche con ingredienti chimici che permettano di in qualche modo riattivare il processo di alchilazione, cioè quel processo attraverso il quale le raffinerie, e il Venezuela ne ha alcune che sono di assoluto spessore, come Maracaibo, Paraguaná, eccetera, possano riprendere a raffinare greggio e a produrre e distribuire senza intoppi, senza, diciamo così, soprassalti la benzina, i derivati del petrolio alla popolazione. Però abbiamo visto anche la cooperazione nella lotta contro il Covid, in particolar modo da parte della Cina, oltre che di Cuba. Vediamo alcuni paesi come il Messico, piuttosto che la Bielorussia, che la stessa Argentina, che pur magari non convergendo totalmente con il governo venezuelano, ribadiscono che il governo venezuelano di Maduro è il governo legittimo del Venezuela e che non è assolutamente tollerabile un'escalation di ingerenze interne che potrebbero portare, e qui concludo relativamente a quali potrebbero essere gli scenari prossimi venturi in Venezuela, a appunto un'escalation e anche a una aggressione militare condotta dagli Stati Uniti, dalla NATO, di cui la Colombia è un paese non ufficialmente membro, ma integrante, collaboratore, e tenendo presente che siamo in una fase storico-politica ed economica in cui il declino, come lo stesso Bill Clinton riconobbe in tempi non sospetti, del ruolo degli Stati Uniti come potenza egemone su scala planetaria è indiscutibile, e quindi colpi di coda pericolosissimi per poter blindare l'America Latina, per poter blindare il Venezuela, recuperare il controllo sul loro cosiddetto cortile di casa, potrebbero far precipitare la situazione. Se ragionassimo come soggetti razionali in termini di costi-benefici e attribuissimo questo raziocinio, questa razionalità assoluti anche alle oligarchie latinoamericane e alle quattro grandi lobby di potere negli Stati Uniti, dovremmo arrivare alla conclusione che lo scenario di una possibile aggressione, invasione nei confronti del Venezuela sarebbe tendenzialmente da escludere. Io ritengo personalmente che in una fase storica così precaria, così piena di incognite e così potenzialmente critica, uno snodo storico di fronte a cui potremmo trovarci, qualsiasi scenario non può essere scartato. Quindi il mio appello è alla massima attenzione, all'allerta, alla mobilitazione ragionata, ma allo stesso tempo incessante, per denunciare qualsiasi tentativo di escalation e allo stesso tempo per rivendicare il diritto del popolo venezuelano di determinare il proprio destino con le modalità che il popolo venezuelano a grande maggioranza si è dato in questi 22 anni di processo bolivariano. Va bene, grazie. Allora, dobbiamo chiudere tra 13 minuti. Allora, mi ponevo questa roba qua adesso. Se potete velocemente, ma anche solo per flash, diciamo, rispondere a questa domanda qua, 3 minuti a testa, non di più, perché poi vorrei lasciare lo scritto alle persone che stanno ascoltando, sono circa 23-25 persone, che ci lasciano dei commenti. Allora, la domanda è: ci sono atti di responsabilità che possono essere perché commettiamo delle cose, ma perché omettiamo di fare certe cose, no? Allora, se dovessi rifare questa esperienza, cosa farei di diverso per fare meglio? È la domanda che mi poneva sempre il mio consulente sul lavoro, per migliorare.
la rivolgo a voi due, ma in modo molto due minuti, ecco, a testa. E stoppo ai 2 minuti, eh. Vado? Vai. Sì, poi magari chiedo di aggiungere alcune cose rapidissime su due questioni che avevi chiesto prima. Beh, intanto cercare di vedere quello che si guarda per far meglio, perché conseguentemente a quanto abbiamo detto, le famose lenti Ok, sono vedere cosa si distorte, sono guarda. offuscate. Poi. Vedere cosa si guarda, guardare in faccia le persone, rimettere in campo una buona e sana empatia, e questo vuol dire guardare in faccia le cose, appunto, per quelle che sono, non per quello che ci fanno credere che siano o che vorremmo immaginare che fossero, cioè vedere il famoso altro o altra nella sua concretezza storica, nei suoi bisogni e nei suoi interessi che sono determinati dallo scontro di interessi tra le classi. Va bene, due cose di Geraldina. Sentiamo Max, poi ti ridò la parola. Nella mia esperienza cercherei, nel ripercorrere le esperienze che ho fatto, cercherei indubbiamente di avere ancora più sete di conoscenza, avere ancora più interazione sociale e culturale con i soggetti con cui ho avuto la fortuna e il privilegio di rapportarmi e di ribadire la convinzione e la coerenza tra quello che si pensa e quello che si dice, tra quello che si dice e quello che si fa, che a prescindere dal fatto che poi si sia in errore o nel giusto, o si facciano valutazioni più o meno centrate, è un principio che deve accompagnarci sempre. Va bene. Allora adesso direi che possiamo lasciare 2 minuti ai partecipanti per lasciarci un appunto scritto, eh? E mentre loro ci pensano, Geraldina, che voleva dire ancora due cose, le può dire, no? Cose che avevamo perso precedentemente. Ehi voi 23, datevi da È fare! andata via la voce? È Che andata via dici? la voce? Sì. No, io Geraldina, ora non funziona. ti sento Sentiamo. più. Ah, allora dicevo che Geraldina diceva che c'erano alcune cose ancora che voleva dire rispetto a domande precedenti, no? E direi che hai ancora qualche minuto per questo. E perché alle 22:30 finiamo e poi chiederei ai 23 che stanno ascoltando se hanno piacere a lasciare una Ecco, traccia di cosa. adesso ci sei di nuovo, era proprio scomparso tutto, quindi io non ho sentito nulla di quello che hai detto negli ultimi 2 secondi. Devo ridire? Mi senti? Mi senti? Osteria. Geraldina, mi senti? Adesso sì, Ok. adesso sì, adesso sì. Ah, va bene. Allora dicevo che hai ancora un minuto o qualcosa del genere per sintetizzare quelle due cose che volevi ancora dire e inviterei quei 23 Sì. che stanno ascoltando a lasciare una traccia di cosa è stata per loro questa chiacchierata. Sì, Grazie. giusto. Guarda, a proposito dicevamo prima, resistenza, unione civico-militare, io ho appena finito, ho scritto e pubblicato oggi una cosa che ha per titolo Ginocchio a terra, fucile in spalla. Noi abbiamo visto dappertutto, anche usato questo gesto da parte di persone che proprio non avrebbero dovuto permetterselo perché hanno fatto di tutto per spianare la strada a misure neoliberiste in questo paese, quello del ginocchio al suolo per indicare il soffocamento dell'afroamericano negli Stati Uniti da parte del poliziotto, no? C'è un altro ginocchio a terra e fucile in spalla che è proprio tipico dell'Unione Civico-Militare e che viene, è un derivato della guerra di tutto il popolo,
che si prepara a resistere all'invasore, come è successo in Vietnam. E questo è il simbolo del Venezuela. C'è un modo di opprimere con il ginocchio, di ammazzare, c'è un modo di usare il ginocchio per inginocchiarsi, appunto, essere trasformarsi in questuanti del colonizzatore, ma c'è un modo di rivendicare la propria dignità, che non necessariamente significa usare le armi, perché come dicono nel Venezuela, siamo una rivoluzione pacifica però armata, cioè siamo in grado di difenderci e di autodifenderci per qualunque tipo di attacco. Poi ai compagni che chiedevano i vari scenari, io vorrei parlare delle possibilità che appunto avremmo noi di muoverci un po', riferendomi come uno degli ultimi dati assai preoccupante a quello che sta facendo l'Italia e l'Europa per favorire la destabilizzazione purtroppo in Venezuela. C'è stata recentemente una conferenza chiamata la prima conferenza internazionale dei donatori online, a cui hanno partecipato ovviamente Stati Uniti, Canada, è stata promossa dall'Europa. Non dimentichiamo che c'è un parlamentare europeo che è uno dei più ferventi oppositori del processo bolivariano, nonché padre di un golpista inveterato che si chiama Leopoldo López del partito Voluntà Popolare. E a questa conferenza dei donatori, a cui hanno partecipato molte istituzioni internazionali, ha proposto di finanziare con fior fior di milioni e milioni di dollari, sborsati anche dalle casse italiane, a praticamente i paesi che si oppongono al Venezuela bolivariano, paesi fior fior di paesi neoliberisti, a cominciare dalla Colombia, dal Perù e dal Brasile, con il solito pretesto di aiutare. Gente più niente. Si è dimenticato, si è fatta una colpevole omissione di dire che il Venezuela sta accogliendo oltre 55.000 migranti che se n'erano andati alle frontiere, che hanno capito che non esistono le magnifiche sorti progressive del capitalismo, stanno tornando, li stanno accudendo gratuitamente, sono quasi tutti infetti, quindi anche questo è un dato assai preoccupante, che la dice lunga, che stride con tutti i dati che stanno comunicando. In primis la Colombia sull'infezione da coronavirus, però questo non lo dice nessuno, si tace sul fatto che il Venezuela rispetto al coronavirus abbia avuto soltanto 20 morti proprio per via di quella medicina di prossimità a cui parliamo, ma soprattutto noi dovremmo chiedere all'Italia, al governo, che non sta neanche ancora mandando le casse integrazioni, che ancora una volta cercherà di far pagare al popolo, ai lavoratori, questa crisi, a chi andranno questi soldi e perché devono andare alla sovversione? Quali sono le famose associazioni umanitarie, ONG, a cui il governo italiano, nella persona della vice ministra della cooperazione internazionale, ha promesso di destinare questi euro? Dovremmo chiederlo come ai governi di tutti i paesi europei, a quelli latinoamericani e soprattutto stare allerta, perché proprio ora mi hanno mandato un articolo comparso su un giornale e in cui c'è appena stata in questi giorni un altro incontro virtuale a cui hanno partecipato autorità di governo e la signora Emma Bonino con una delle golpiste più inveterate che esiste in Venezuela, cioè Maria Corina Machado, che ha esplicitamente chiesto aiuto per un'aggressione armata al Venezuela. Oggi c'è la guerra ibrida, quindi gli Stati Uniti, dopo la batosta in Vietnam, fanno le guerre per procure, però non dimentichiamo che nella privatizzazione della guerra, che è ampiamente finanziata dalla ricerca di guerra che c'è anche nelle nostre università e gestita con il sistema della società disciplinare a livello internazionale, ma in Colombia, in America Latina in particolare, da Israele, noi abbiamo visto che la Silver Coop, questa società dell'impresa privata della sicurezza che ha mandato i suoi mercenari in Venezuela, che ha firmato un contratto multimiliardario con il signor autoproclamato
Juan Guaidó agisce in Europa. Questa Silver Cop, voi potete vederlo dallo stesso sito di propaganda suo, fornisce consulenze militari alle parti più reazionarie, diciamo, degli eserciti europei, compreso naturalmente a Livorno da noi, ma anche in Germania, dove si sono incontrati questi mercenari per decidere di andare a fare il loro sporco lavoro in Venezuela. Quindi l'allerta, noi possiamo fare delle cose, possiamo ovviamente moltiplicare la opposizione a questo feroce blocco economico-finanziario di Cuba e del Venezuela, ma possiamo e dobbiamo agire contro i governi di casa nostra che ipocritamente tolgono ai poveri per dare ai ricchi. Va bene, allora dichiariamo chiuso l'incontro. Abbiamo avuto 8 circa persone che si sono espresse, e quindi un 33% abbondante, tutti a favore, e quindi la cosa è andata anche bene. Ringraziano e ringrazio anche il Centro Studi Sereno Regis della vostra disponibilità. E speriamo di vederci in Altrettanto. una prossima occasione, con più tempo, perché 2 ore pensavo, avevo messo in piedi tante di quelle domande che 2 ore proprio sono perfettamente insufficienti. Bisogna trovare delle modalità più dinamiche proprio. Io poi è la prima volta che lo faccio, quindi avrei dovuto, mi ero promesso di fermare con più frequenza le vostre parlate, ma era troppo interessante e diventava un peccato. Spero che non si siano annoiati quelli che erano in ascolto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Giorgio, grazie al Sereno Regis, grazie a Geraldina, anche da parte del collettivo Cubava di cui sono membro, e alla prossima. L'invito è a mantenere l'allerta e soprattutto a ricordare che c'è quello che succede in Venezuela e in America Latina ha una forte ripercussione su scala mondiale, quindi anche qui da noi e viceversa. Va bene. Sì, un saluto e un ringraziamento anche da me e un saluto da parte delle brigate internazionali, della comunicazione solidale, del capitolo italiano, ma non solo, e anche del CONAICOP, che è il Consejo Nazionale Internazionale della Comunicazione Popolare a livello appunto internazionale per l'Europa, e grazie davvero al Centro Studi Sereno Regis, a tutti voi compagne e compagni. Non lasciamo cadere, tessiamo sempre dei fili, perché dobbiamo organizzare delle campagne contro quello di cui abbiamo discusso. Va bene, allora io chiudo. Penso che per chiudere bisogna scrivere live in basso a destra. Arrivederci, ciao. Ciao! Ciao. Ciao!